Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, siamo ormai alle porte della celebrazione del Natale del Signore e vogliamo renderci degni della presenza di Dio nel mondo che viene a visitarci nella persona di Cristo, Verbo incarnato. Ma viene a visitarci anche in questo sacramento dell'Eucaristia che ci apprestiamo a vivere. E allora, in comunione con quanti attraverso Padre Pio TV pregano con noi i nostri fratelli ammalati e anziani, disponiamo il nostro cuore chiedendo al Signore perdono dei nostri peccati. Signore, che vieni a visitare il tuo popolo nella pace, abbi pietà di noi. Signore. Cristo, che vieni a salvare chi è perduto, abbi pietà di noi. Cristo. Signore, che vieni a creare un mondo nuovo, abbi pietà di noi. Signore. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, è ormai davanti a noi il Natale del tuo Figlio. Ci soccorra nella nostra indegnità il Verbo che si è fatto uomo nel seno della Vergine Maria e si è degnato di abitare fra noi. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Malachia. Così dice il Signore: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore, e come la lisciva dei lavandai, siederà per fondere e purificare l'argento. Purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io, venendo, non colpisca la terra con lo sterminio. Parola di Dio. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via.
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. Parola del Signore. Prima di celebrare la Notte Santa e di accogliere l'annunzio dell'angelo ai pastori, l'annunzio della nascita di Gesù, la parola di Dio ci ricorda in questa giornata ormai prossima al Natale la nascita di Giovanni Battista, che è stato definito proprio da Gesù il più grande fra tutti i profeti. E la liturgia ci fa contemplare questa figura singolare nella storia della salvezza, che è il precursore di Cristo, colui che è stato inviato a preparare la via al Signore. Ce lo ha ricordato infatti anche la prima lettura nell'oracolo del profeta Malachia: «Ecco, io manderò il mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate». In Giovanni Battista possiamo dire che questa profezia si realizza, anzi, egli, dice Gesù, è quell'Elia che voi aspettate. Sappiamo bene che i profeti nell'antico Israele sono stati sempre la coscienza di quel popolo, una coscienza
che certamente richiamava Israele, soprattutto nei momenti dell'infedeltà, a ritornare al Signore, alla fede dei padri, alla fedeltà alla legge. E quindi i profeti invitavano il popolo di Israele a vivere sempre quella dimensione di conversione. Conversione che significa giustamente cambiamento del cuore, della mente, dei comportamenti, per essere degni figli del Padre, ma anche una conversione che portava il popolo di Israele a convergere verso colui che viene, cioè Dio, nella nostra vita, nella nostra esistenza, nella storia personale di ciascuno di noi. Ed ecco perché credo sia significativo ricordare la figura di Giovanni Battista, perché ormai prossimi al Natale, volendo fare anche un bilancio di quello che è stato il nostro cammino di avvento, ecco in che misura noi ci siamo convertiti, e cioè abbiamo portato avanti quel progetto di vita cristiana che giustamente ci richiama ad essere fedeli al battesimo, a quel momento in cui Dio ci ha chiamato per nome e ci ha resi creature nuove. Non solo, ma convergendo verso il Natale, ecco, davvero la nostra vita è quella attraverso la quale possiamo noi raggiungere il Cristo, ma soprattutto il Cristo può raggiungere noi. Arrivare al Natale significa anche fare, come dire, una sorta di bilancio di questo percorso, e lo dobbiamo fare, giustamente perché dobbiamo essere degni della celebrazione, dobbiamo essere degni di accogliere il Cristo Signore che viene nel bambino Gesù e vivere nella pienezza, davvero, la festa del Natale come festa cristiana, dove Cristo è il centro di questa celebrazione e deve diventare il centro della nostra vita. Ancor più il Vangelo ci ha ricordato proprio nella nascita di Giovanni Battista, che diventerà il precursore di Cristo, la novità di una profezia che chiude forse le promesse, ma ormai indica la realizzazione di tutto ciò. Tutto è nuovo in Cristo, tutto diventa nuovo. E Giovanni Battista diventa il profeta che chiude quella fase storica di attesa per aprirsi giustamente nella predicazione di un battesimo di penitenza al battesimo della vita nuova che Cristo ha inaugurato. Lui predicherà la conversione e il battesimo nell'acqua, ma indicherà presente nel mondo colui che battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Anche il suo nome, che è nuovo e che indica una novità, perché in Cristo tutto sarà nuovo, ecco, ci ricorda come anche noi nel battesimo siamo stati chiamati per nome. Non a caso la prima domanda che si fa ai genitori che portano i bambini a battezzare: che nome date al vostro bambino? E nella risposta del nome c'è, se vogliamo, la chiamata di Dio. Quel nome indicherà la nostra identità cristiana da quel primo momento e per sempre fino all'eternità nel Regno dei Cieli, chi siamo dinanzi a Dio, nella novità dell'essere creature nuove, figli di Dio. Ebbene, allora, andando verso il Natale, consideriamo con attenzione e riflessione quale deve essere il nostro Natale. Riappropriamoci di un'identità che ci appartiene, perché Dio ci ha chiamato per nome alla vita nuova e in Cristo chiediamo ancora di essere anche noi profeti, aperti alla conversione, convergendo verso Cristo per annunziare al mondo quello che è il dono di Dio, il suo amore e la sua misericordia. Sia lodato Gesù Cristo.
sulle montagne della Giudea, si aprì la bocca e si sciolse la lingua di Zaccaria per benedire il Signore ed edificare i vicini. Anche noi innalziamo la nostra preghiera per richiamare la divina clemenza sulla Chiesa e sul mondo. Preghiamo insieme e diciamo: mostraci la tua misericordia, Signore. Mostraci la tua misericordia. Perché anche ai nostri giorni non manchino apostoli e profeti che sappiano, con lo zelo di Elia, guidare le anime alla conoscenza di Dio e alla pratica delle virtù. Preghiamo. Mostraci la tua misericordia, Signore. Piena di ottimismo e la concezione che il salmista ha avuto del mondo e ardente la sua invocazione al sommo creatore, perché anche noi sappiamo considerare cose ed eventi alla luce della fede e nutrire una incrollabile fiducia in Dio. Preghiamo. Mostraci la tua misericordia, Signore. La nascita del Battista ci fa pregustare l'ormai imminente nascita del Salvatore, perché queste ultime giornate di avvento conoscano maggiore raccoglimento e impegno di bene. Preghiamo. Mostraci la tua misericordia, Signore. Perché lo Spirito che ha concesso al precursore santità di vita e il carisma di una testimonianza eroica, concedi anche a noi di andare incontro a Cristo che viene con cuore libero e puro. Preghiamo. Mostraci la tua misericordia, Signore. Perché i nostri cari e tutti i fedeli defunti, dopo di essere stati purificati come oro e argento, siano ammessi al cospetto di Dio e resi partecipi della sua stessa beatitudine. Preghiamo. Mostraci la tua misericordia, Signore. O Gesù, Redentore e Maestro, che sei sceso nella valle del nostro esilio affinché il mondo imparasse a volgere lo sguardo al suo Creatore, accresci in noi fede e gratitudine per diventare tua degna dimora e i tuoi fedeli discepoli. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, grazie. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro. Lo presentiamo a te perché diventa per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
O Signore, questo sacrificio, espressione perfetta della fede, operi la nostra riconciliazione con Te, perché rinnovati nello Spirito possiamo celebrare l'inizio della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli fu annunziato da tutti i profeti, la Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare il suo Natale ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua bontà. Ammettili a godere la luce del tuo volto.
Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, San Giovanni Battista, i Santi Francesco e Chiara d'Assisi, San Pio da Pietrelcina e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace. Agne no di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agne no di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agne no di Dio, beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio sarà. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Preghiamo. Da questo sacramento di vita eterna venga a noi il dono della tua pace, o Padre, perché siamo pronti a correre con le lampade accese incontro al tuo Figlio che viene. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Benedici, Signore, il tuo popolo che attende i doni della tua misericordia e porta a compimento i desideri di bene che tu stesso gli hai ispirato. Per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andate in pace. Prendiamo grazie a Dio. Dell'aurora tu sorgi.